Come iniziamo? E se iniziassimo con C'era una volta? Quante storie avete sentito cominciare così? Facciamo qualcos'altro? Ah, ecco come si inizia un film! No, lasciamo stare, sa di una cosa già vista, non trovate? Oh, no, il libro no, sei già visto il libro delle favole che si apre. Chiudiamo il libro, non se ne parla. Facciamo così. Ciao bambini, siete pronti? Inizia, raccontami una storia e poi tutti a nanna, mi raccomando. L'orto impazzito. Aiuto, aiuto! Si sentì urlare. Cosa succede? Rispose tutto il paese sentendo le urla del signore Gisto, un vecchio contadino. Venite, il mio orto è impazzito! L'orto impazzito? Dissero tutti in coro. Al signore Gisto deve essere partita una rotella. Ma quando giunsero all'orto del contadino, trovarono uno spettacolo a dir poco insolito. Le verdure di Egisto si erano vestite di tutto punto ed erano pronte per partire. Ma cosa fate con quelle valigie? Non volete abbandonarmi? Ah, questa è bella, pensarono tutti. Egisto parla con le sue verdure. Certo però che qualcosa di strano doveva esserci, per di più che non avevano mai visto delle verdure con la valigia. Egisto, non vogliamo abbandonarti, torneremo, ma prima dobbiamo ritrovare le nostre radici, dissero le verdure. Ma quali radici? Disse Egisto. Voi siete nate qui, vi ho coltivate io con amore, tanto che il mio orto sembra un giardino, lo dicono tutti. Tu non hai colpa, noi vogliamo solo vedere la nostra terra, almeno una volta. Il signore Gisto non ci capiva più nulla. Hanno ragione, gridò qualcuno tra la folla. Hanno il diritto di conoscere la loro terra. Non penserei di essere stato il primo a piantare i pomodori. Ho sentito dire che i primi a coltivarle sono stati gli americani. Poveri pomodori! Ne hanno fatta di strada per arrivare fin qui. Ben detto, disse una melanzana tutta fiera delle sue origini indiane. Sarà che sto invecchiando, ma voglio conoscere la terra delle mie antenate. Anch'io, esultò una patata che si era ripulita dalla terra ed era pronta per la partenza. Io me ne vado a fare un giretto in Perù. Un bel pomodoro maturo si unì alla patata per andare in Sud America. Farò un po' di strada con voi, disse il peperone. Veniamo anche noi, dissero in coro una zucca e una zucchina dirette in Messico. Gli spinaci invece si incamminarono da soli verso la favolosa Persia e per l'occasione si erano lucidati per vino. Il signore Gisto non sembrava molto convinto. Il suo orto così bello e colorato sarebbe rimasto vuoto e triste. E lui che cosa avrebbe mangiato nel frattempo? Non preoccuparti, Egisto, dissero le verdure. Torneremo più belle e più buone che mai. A presto! E così l'insolita carovana iniziò a sfilare sotto gli occhi di tutto il paese. Tutti capivano le ragioni delle verdure e il signor Egisto alla fine si rassegnò e si mise ad aspettare il loro ritorno. Seduto sulla sua sedia a dondolo. Ciao bambini, raccontami una storia, torna presto. Buonanotte e sogni d'oro.